ti passo un attimo il microfono, eh? Assessore dello sport, quindi insomma, poi hai corso con Serena, per cui Buongiorno a tutti, ci siamo per le premiazioni. Allora, due semplici parole che sono: voi siete il lato bello della vita, però è un simbolo. Quindi abbiamo corso insieme a tutte le persone che ricordano Serena e tutti i nomi diversi da Serena. Abbiamo avuto le Pink Ambassador che hanno corso insieme a noi, che sono una grandissima testimonianza. Venga, venga. Ciao Rosanna, buongiorno. Buongiorno, venga qua in mezzo, venga qua in mezzo. Allora, signora Rosanna, buongiorno. Com'è stata la sua camminata? Bella. Le è piaciuto? Sì, molto. Oh, l'ha fatta in compagnia, presumo. Ah, bene. Oh, benissimo. Oh, allora, io corro con Serena, già questo la dice lunga. E poi, tanto di mazzo di fiori, meglio di così, una bella domenica. Passiamo alla seconda classificata, che è Adele Montonati. Si è trovata non tanto a suo agio, lei è abituata a fare 7000 metri di dislivello, qualcosa di robe semplici, vabbè, insomma. La vincitrice dell'edizione 2024 della San Condizionale di Fagnano Lola, Martina Benegotto, e facciamo un applauso a Martina. Terza posizione, Simone Tofano. Terzo classificato, Simone Tofano. Secondo classificato, Davide Vitali. E il vincitore della seconda edizione della Saga Nazionale di Fagnano Lola, che anticipa il nome, Federico Pisani. Un grazie anche a dei volontari particolari che sono là nell'angolo, che sono qui i ragazzi di Avisaido. Eccoli, altrimenti detti di gol, sono loro. Scusi assessore, però qua c'è scritto birra, però io non vedo bottiglie. Bravi podistica. Posto della gara, Chiara Naso. Alle associazioni che ci hanno aiutato a realizzare questo bellissimo progetto, quindi dall'Avisaido ai Calimani, alla protezione civile, che senza la protezione civile sarebbe stato un grosso problema, a tutti quanti, Calimani, insomma, grazie a tutti. Piccolo particolare personale, un grazie di cuore agli sponsor, perché senza gli sponsor non avremmo potuto realizzare la copertura dei pacchi gara, ai volontari, perché i volontari, ragazzi, sono stati fondamentali, a tutti gli aiuti.